Il macramè è l'arte di annodare. Oggi vi propongo un lavoro da realizzare annodando e quindi un po' meditando, che rappresenta l'albero della vita. L'albero della vita indica il fatto che noi siamo interconnessi, il cerchio rappresenta il mondo e gli alberi rappresentano le radici che ci legano alla terra e i rami che si aprono al cielo e a tutto quello che ci sta intorno. Questo albero della vita che andremo a realizzare sarà oltretutto fatto in due colori, a rappresentare lo yin e lo yang, che sono le due forze che caratterizzano la vita di ognuno di noi. Per realizzare il nostro albero della vita utilizzeremo il nuovo filato della Filati Tre Sfere Barbante, un filato creato appositamente per il macramè, ma che potrà essere utilizzato anche con uncinetto o altri materiali. Utilizzeremo il colore grigio e il colore panna. Poi ci servirà un cerchio di metallo. In questo caso nel tutorial lo utilizzeremo da 20 centimetri, ma quello che vedete già realizzato è stato realizzato con un 30 centimetri, per cui la scelta potrà essere a vostra preferenza. Ci servirà un centimetro da sarta e una forbice. Per realizzare il nostro albero della vita avremo bisogno di crearci uno schema di partenza. Questo perché? Perché dovremo capire quanti fili andare a inserire a seconda della dimensione del cerchio. Questo è il cerchio da 20 col diametro da 20 centimetri, come vi ho già detto in precedenza, e mi sono fatta uno schema di come dovranno venire le foglie, ma soprattutto di come si intrecceranno i rami, perché sarà più facile le prime volte che lo vado a realizzare. Dopodiché si potrà andare tranquillamente liberi a fantasia. In questo schema cosa vedo? Che ho pensato di realizzare di partenza 4 foglie grigie e 4 foglie panna. Per cui cosa mi servirà? Dovrò andare a preparare per ogni foglia 4 fili lunghi 2 metri, sia nel grigio che nel panna. Dopo aver tagliato i miei fili, che saranno quindi in questo caso sono 4 fili per ogni foglia per 4, vuol dire 16 fili panna e 16 fili grigi, io semplicemente per comodità vado a fare un nodino sulla punta del filo perché comunque possiamo strisciarlo, possiamo fare delle cose, però non è necessario, in quanto non si divide con facilità. Partirò con l'inserimento dei miei fili nel cerchio. Quindi cosa faccio? Vado a prendere un primo filo. Partiamo col grigio. Io parto sempre a sinistra, ma potete partire dal grigio come potete partire dal panna, indifferente. Quindi vado a doppiarmi il mio filo in questo modo e poi vado a inserirlo nel mio anello in questo modo, quindi lascio un'asola, la vado a ripiegare, inserisco i miei due fili e li faccio passare. Praticamente creerò una sorta di cappio, ma non basta questo, dovrò andare a fare un nodo in più. Quindi filo sopra il mio cerchio, passa sotto, dentro e vado a tirare la stessa cosa dalla parte sinistra, quindi con l'altro filo. Quindi passa sopra, dentro lo tiro in questo modo e lo vado a tirare. Poi
prendo un altro filo, lo vado a doppiare, quindi prendo i miei due capi di partenza, lo doppio, faccio l'asola, la passo sopra, faccio passare i due fili all'interno, tiro, vado ad annodare prima il filo di destra, quindi accavallandolo in questo modo e passandolo come fatto col precedente, così, e anche col filo di sinistra vado a fare la stessa cosa, così e così. Procederò in questo modo, andando a mettere tutti i fili, prima i grigi e poi il panna. Ci rivediamo dopo aver inserito tutti i fili nel cerchio. Dopo aver annodato al cerchio tutti i nostri fili, partiamo adesso con la realizzazione delle foglie. Iniziamo con la parte grigia, quindi mi metto da parte i fili panna e vado a dividere il mio lavoro prendendo i primi 8 fili, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fili, perché ogni foglia verrà realizzata utilizzando, scusate, 8 fili. Partirò in questo modo. Il primo filo di destra sarà il portante. Lo terrò indicativamente inclinato più o meno in questa direzione, che è la direzione che vogliamo dare alla nostra foglia, e andrò a realizzare semplicemente dei nodi cordoncino con ogni filo che risulterà legante. Allora, il nodo cordoncino si esegue in questo modo: filo portante teso, filo legante sopra, dentro e tiro. Il primo dovrà essere aderente al mio cerchio. Vado a fare un secondo nodo, quindi sopra, dentro e tiro, e ho realizzato il mio primo nodo cordoncino. Passerò al secondo. Il secondo, filo sopra, dentro, tiro, ma il mio portante lo terrò leggermente distaccato dal cerchio, vedete, leggermente, non tanto, e di nuovo sopra, dentro, tiro. Il terzo, vedete che pian piano vado a staccarmi dal mio cerchio, quindi sempre sopra, dentro, tiro in questo modo. Se volete, per comodità, potete anche fissarvi il cerchio con dello scotch di carta al tavolo, oppure con delle, ma le sfilabaglia non tengono tanto, forse lo scotch di carta è più utile. Quindi terzo fatto. Il quarto, vedete, man mano vado a staccare il mio portante. Di nuovo nodo, dentro, passo e tiro, così. Il quarto, anzi il quinto, sempre allo stesso modo, mettiamo proprio qua così lo vedete meglio, sempre sopra, dentro e tiro, e poi di nuovo sopra, dentro e tiro. Il sesto, sopra, dentro, tiro, sopra, dentro e tiro. E l'ultimo, vedete come ho staccato in questo modo. L'ultimo, di nuovo sopra, dentro, tiro, sopra, dentro
Tiro. Ho realizzato così il mio primo cordoncino per realizzare la foglia. Ora devo passare al secondo. Allora, vado a prendere il mio filo che mi resta a destra e vado a fare lo stesso lavoro che ho fatto col portante precedente. Quindi cosa farò? Andrò ad annodare sempre col nodo cordoncino. In questa lavorazione uso solo nodi cordoncino, quindi così, un primo nodo e un secondo nodo, e questo attaccato al precedente cordoncino. Faccio un secondo cordoncino e pian piano andrò anche qui a creare un distacco per poter dare la mia forma sfondata alla foglia. Di nuovo passo sopra, dentro e tiro, sopra, dentro e tiro, e ho fatto il secondo pezzo del mio cordoncino della foglia. Il terzo mi allungo ancora un pochino, quindi così, il primo e il secondo, così. Arrivo ad annodare il quarto filo, qui mi tengo ancora un po' distaccata, quindi il primo nodo e poi il secondo. Ricordatevi sempre che il portante deve stare fermo, questo che il portante non va mai girato nell'annodatura, perché sennò il nostro nodo diventa un nodo da scarpe. Adesso pian piano tornerò ad avvicinarmi il più possibile al cordoncino realizzato prima. Quindi vado sempre a fare il mio nodo cordoncino, ma indirizzerò il mio portante più verso l'alto a sinistra. Così, annodo il mio penultimo filo e mi avvicino sempre di più. Ecco qua. E per ultimo vado ad annodare sul portante che sto utilizzando adesso il portante del cordoncino precedente, e sempre in questo modo. E così avrò realizzato la mia prima foglia in questo modo. Eccola. Okay. Allora, ora accantono questi primi fili, vado a prendermi i successivi 8, quindi 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, accantoniamo da parte questi che non utilizziamo, accantoniamo questi da parte che non li utilizziamo e procediamo con la seconda fogliolina. Andiamo a lavorarla sempre nel medesimo modo, quindi procediamo di nuovo come abbiamo fatto prima, quindi portante, faremo la prima legatura di cordoncini e poi la seconda. In questo modo procediamo con tutto il primo giro di foglie con il grigio. Finita la prima parte di foglie grigie, partiamo con la parte di foglie panna. In questo caso andremo, a differenza prima andavamo da destra verso sinistra, adesso andiamo da sinistra verso destra, quindi ci prepariamo i nostri primi 8 fili, quindi sono 6, 7, 8, ecco qua i nostri primi 8 fili, e poi andiamo a prendere il primo di sinistra, prima usavamo quello di destra, adesso il primo di sinistra, andiamo a fare lo stesso lavoro, solo esattamente dalla parte opposta, quindi portante, legante, passa sopra, entra dentro e realizziamo il nostro primo nodo cordoncino sopra,
dentro, così, e annodiamo. Il primo nodo cordoncino chiaramente deve essere aderente al nostro cerchio. Il secondo, pian piano, vedete, io ho già messo il portante inclinato con l'inclinazione che vogliamo dare alle foglie. Primo nodo per realizzare il nostro cordoncino, ci aiutiamo con l'unghia per avvicinarlo. Secondo nodo. Ricordiamoci sempre che il cordoncino è sopra, dentro, portante teso e cordoncino, il legante che annoda. Sopra, dentro, portante teso e cordoncino che annoda. Man mano mi allungo, quindi vado a fare l'altro cordoncino, sempre allo stesso modo, quindi sopra, dentro, tiro, spostiamo il filo che abbiamo già annodato, portante teso, elegante che tira, sopra, dentro, tiro, sopra, dentro, tiro e siamo al nostro quinto cordoncino. Sesto, sempre sopra, dentro, ricordiamoci sempre che per realizzare un nodo completo bisogna fare sempre due nodi in sequenza, se no i nostri nodi si disferanno. E qui ultimo. Adesso lascio indietro il mio primo portante, vado a prendere di nuovo praticamente il primo filo che risulta alla mia sinistra, diventerà portante e vado a dare la forma alla mia foglia. Torno a fare il nodo di cordoncino, il primo aderente al cordoncino appena realizzato, così. E pian piano invece andrò a dare la forma della foglia. Portante sempre teso, passo il mio filo sopra e dentro. Il movimento che vado a fare, l'annodatura è sempre uguale. Per tutta la lavorazione di questo albero della vita, la lavorazione sarà sempre soltanto questa. Cambieranno solo le direzioni dei portanti. Stacco leggermente dal cordoncino precedente per poter dare la sfondatura alla mia foglia. Arrivo terminare la mia annodatura e comincio ad avvicinarmi come ho fatto prima per il grigio, dando questo effetto stondato. Così vedete meglio. Il penultimo filo e mi avvicino ancora di più, sempre sopra, dentro e tiro. Così. E poi l'ultimo, quindi quello che prima era portante, adesso diventa annodante, quindi lega e faccio il mio ultimo nodo cordoncino. Proseguirò così fino alla fine dei nodi della prima annodatura di panna, quindi realizzando quattro foglioline
capanna. Finita la prima fila di foglie grigie e la prima fila di foglie panna, vado a riprendere il mio schema e vedo che devo andare a realizzare un'altra fila di foglie, ma nel verso opposto rispetto a quella che ho fatto prima. Cosa faccio quindi? Partiamo come sempre da quelle grigie e adesso vi faccio vedere come procedo. Allora, intanto per comodità metto anch'io due pezzettini di scotch di carta per bloccarmi il cerchio, perché il peso dei fili che ho altrimenti mi fa scorrere il mio cerchio sulla tavola. Allora, vado a dividermi di nuovo i miei fili, quindi metto da parte quelli panna in questo modo e mi tengo i miei grigi. Ora, cosa devo fare in base allo schema? Devo andare da sinistra verso destra, quindi partirò, mentre prima sono partita dalla foglia in alto, la prima in alto in questo senso, adesso invece partirò dall'ultima foglia che trovo alla mia sinistra. Allora, escluderò di partenza 4 fili, perché vedete la mia foglia deve partire da qui, e quindi lascerò indietro 4 fili che andrò poi a recuperare successivamente. Quindi 4 fili, i primi 4 fili li escludo, e per non confondermi li lascio indietro in questo modo. Parto quindi con la mia prima foglia da sinistra verso destra. Il portante sarà il mio primo filo che ritrovo qua, quindi il quinto partendo da sinistra, che diventa portante, e gli altri diventeranno tutti leganti. Chiaramente col mio portante io vado sempre a dare la direzione della foglia e vado a fare come ho fatto finora, sempre il mio nodo cordoncino, quindi sopra, dentro e tiro, e sopra, dentro e tiro, il primo sempre aderente. Gli altri chiaramente non potranno essere aderenti, perché io dovrò andare a creare l'aderenza con il primo filo della foglia successiva, per cui tengo questa inclinazione che vedete e proseguo con i miei nodi cordoncino. 1 e 2. Ricordatevi sempre che il portante sta teso e mantiene la direzione in cui vogliamo andare. Ho annodato i primi fili della prima foglia e adesso vado a legarmi con il primo filo della seconda foglia. Ecco qua. Fatto questo, io devo ricordarmi che per ogni foglia ho sempre bisogno di 8 fili, per cui dovrò andare a legarne ancora 3, perché ne avrò 7 qua più il portante che fa 8, quindi ne vado ad annodare ancora un quinto, poi un sesto, e anche qui cerco di dare la mia direzione alla foglia. Posso anche dare una, vedete che sto cercando di curvare leggermente, così do la mia curvatura. Sono 6, ancora 1, eccolo qua. State attenti a non accavallare i fili, e questo è l'ultimo della mia prima foglia da sinistra verso destra, così. Dopodiché riprendo come ho fatto per il giro precedente, partendo dal primo filo che hanno dato, che diventa portante, e farò lo stesso lavoro che ho fatto nel primo giro che ho eseguito di foglie. Quindi il primo attaccato, qui do la mia forma,
anche qui, a seconda di come lascio il filo, posso avere la foglia un po' più ampia, un po' più stretta. Questo poi chiaramente ci verrà man mano che si lavora in base a come vogliamo realizzare il nostro albero. Ecco qua. Abbiamo quasi finito la prima foglia da sinistra verso destra, il penultimo filo, e ho terminato la mia prima foglia. Adesso, seguendo il mio disegno, andrò a realizzare, questa è la prima foglia che abbiamo realizzato, andrò a realizzare le altre due. Ci vediamo terminato il giro di foglie. Terminata la nostra seconda fila di foglie, e saranno tre come dalla bozza che abbiamo realizzato del nostro progetto, andiamo a fare il secondo giro di foglie nella parte panna. Anche qui prima siamo partiti dalla parte centrale, siamo andati verso destra. In questo caso facciamo specularmente quello che abbiamo fatto nella parte di là, quindi partiremo da destra per andare verso sinistra. Come fatto per i fili grigi, lasciamo indietro i primi quattro fili che troviamo alla nostra destra e li mettiamo da parte. Partiamo annodando per creare la prima foglia. Allora, il quinto filo diventerà portante, in questo caso andrò a tenerlo con direzione da destra verso sinistra. Vado a fare il mio primo nodo, avendo cura, scusate, ecco qua, avendo cura di avvicinarmi il più possibile alla foglia realizzata precedentemente. Poi prendo il secondo filo e, seguendo la direzione che sta dando il mio filo portante, vado a fare il nodo successivo. Procedo così con i fili che fanno parte, arrivano ancora dalla foglia creata precedentemente. Questo è l'ultimo filo. Devo sempre ricordarmi, come detto precedentemente, che ogni foglia è composta da 8 fili, uno portante e 7 leganti. Vado a prendere il primo filo della foglia successiva, in questo modo, e cerco di avvicinarmi il più possibile alla foglia precedente. Quindi qui adesso ne ho legati 4. Vado a legare il quinto e qui pian piano inizio a staccarmi per dare la forma. Poi il sesto filo, scusate, il sesto filo, poi il settimo. Così ho realizzato la prima metà della mia foglia, in questo modo. Mi sposto momentaneamente i fili che non siano da intralcio. Vado a fare la seconda parte della mia foglia, andando a prendere il primo filo che ho annodato alla mia destra, che diventa portante, e, come fatto precedentemente, vado ad annodare i miei fili leganti. Il primo vicino, qua il secondo questo. State attenti a non accavallare i fili, perché sennò vi crea poi un disegno diverso. Pian piano mi allontano leggermente per dare la stondatura alla mia foglia, e una volta arrivata a metà comincio a riavvicinarmi, quindi
vedete, così si arrotonda proprio la forma. Ecco qua. E ancora un nodo lontano. E gli ultimi due li avviciniamo decisamente. Questo più vicino, e l'ultimo è proprio quello che creerà la punta della nostra foglia, è proprio attaccato. Procederò così ancora nel creare due foglie, sempre nello stesso verso. Una volta terminate queste due foglie, procederò con la lavorazione soltanto dalla parte grigia, per non creare confusione, anche perché nella parte grigia le foglie sono messe in un modo, mentre nella parte panna in un altro. Quindi adesso termino le foglie della parte panna e poi ci rivediamo per proseguire con la parte grigia. Terminato il nostro secondo giro di foglie sia dal lato grigio che dal lato panna, lavoreremo adesso soltanto nella nostra parte grigia per non creare confusione. Lavoriamo prima una parte e poi l'altra, seguendo chiaramente la bozza di progetto che abbiamo fatto precedentemente. Sarete accorti che abbiamo lasciato indietro i primi 4 fili e ci troviamo alla fine del giro con 4 fili liberi. Chiaramente è successo questo perché le foglie sono sfalsate. Ora saranno questi 4 fili a sinistra e 4 fili a destra, saranno i nostri primi rami. Quindi adesso, prima di proseguire con la realizzazione delle foglie, vi faccio vedere come realizzeremo i nostri rami. I più piccoli sono sempre composti da 4 fili. Cosa vuol dire? 3 fili all'interno e uno che annoda. Quindi unisco i miei 3 fili, prendo il mio filo che annoda, lo porto sopra ai 3 fili, lo passo all'interno esattamente come ho fatto precedentemente con i cordoncini e vado a tirarlo vicino vicino alla mia foglia. Poi cambio verso. Si chiama proprio così nel gergo del macramè, si chiama cambio verso, e faccio la stessa cosa. Quindi i miei 3 fili vanno nella mano sinistra, il mio filo che lega è nella mano destra, lo porto su, lo passo all'interno e vado a tirare. E proseguo così, quindi 3 fili nella mano destra, quindi cambio verso, mano destra, il filo che annoda è nella sinistra, passa sopra, dentro e poi va ad annodare. Cambio verso, i 3 fili nella mano sinistra, il mio filo che lega nella mano destra, passo sopra, all'interno e tiro. Proseguirò così indicativamente per la lunghezza che mi servirà. Da adesso in avanti dobbiamo proseguire. Adesso io realizzo anche il primo ramo a sinistra, così vedete anche questo. Da adesso in avanti dovremmo proseguire con il nostro lavoro seguendo strettamente il nostro progetto che abbiamo fatto. Non vi farò ogni foglia singolarmente perché avete visto come si realizzano precedentemente, quindi direi che ci possiamo rivedere dopo aver realizzato le foglie della parte grigia. Quindi buon macramè e ci vediamo tra poco. Abbiamo terminato la parte grigia. Potete vedere che io sono andata già anche avanti con i rami e con il tronco. Questo perché così riuscirete a vedere meglio come andare a creare i rami e i tronchi utilizzando soltanto la parte panna. Allora, avrete già anche voi, seguendo la bozza, approntato i rami nella parte panna, i rami singoli. Ricordiamoci che ogni ramo è formato da
quattro fili, uno che lega e tre che sono all'interno, questi i rami più piccoli. Vedete che nella lavorazione poi ci sono dei rami che si uniscono e quindi il ramo poi diventa più grande. È molto bello, o meglio, l'albero viene più bello se si creano comunque degli incroci, dei passaggi, proprio come se fosse un albero vero. Si possono fare degli alberi della vita anche solo con i rami che arrivano dritti così, però dandogli una dimensionalità maggiore è sicuramente più bello. Ora abbiamo già creato un incrocio con i rami di quello grigio, della parte grigia e adesso con la parte panna. Adesso procediamo per fare questa parte in modo che vediate come andare ad unire i vostri rami. Allora, partiamo dalla nostra parte più esterna, quindi dal lato destro, e vorremmo andare a fare con questo ramo questo lavoro. Dovrà più o meno seguire questa linea, proprio per dare una profondità al verso dei rami. Ora, io ho fatto questo ramo lungo così e questo un po' più corto. Decido adesso di unirli in questo punto in modo da dare la rotondità e proseguire con il ramo un po' più grande. Cosa faccio? Vado semplicemente a sovrapporre il ramo più corto al mio ramo a cui ho dato un po' più di lunghezza rispetto al pezzo lineare che vado a fare, proprio per creargli un po' di sfondatura. Prendo il filo che legava uno dei due rami, è indifferente, e vado a fare il lavoro che ho fatto finora. Quindi faccio questo, prendo il mio filo e vado semplicemente ad annodare in questo modo, lo stringo bene. Vedete che sono andata a creare già anche un accavallamento, perché io potevo metterlo anche sotto il ramo, a seconda del lato dove lo andiamo a mettere, chiaramente gli daremo maggiore forma. Ora, probabilmente lavorando i rametti vi accorgerete, anzi sicuramente, che i fili si accorciano man mano che li lavorate, ma non si accorciano tutti in modo uniforme. Soprattutto il mio filo legante si accorcia notevolmente. Cosa succede? Che io non posso legare sempre solo con lo stesso legante, perché a un certo punto rimarrò senza filo. E allora cosa facciamo? Adesso vi faccio vedere. Quando arrivo a un certo punto, quando non è corto il mio legante, per esempio potrebbe essere adesso questo, facciamo l'ultimo nodo così e intanto mi regolo. Vedete, allora, devo venire ancora un po' più giù, faccio ancora due nodi, dopodiché vado a cambiare il filo che annoderà, sceglierò quello più lungo nel gruppo dei miei fili e lo andrò a sostituire. Ecco qua, fatto due nodi, scelgo ora uno dei fili più lunghi, perché sicuramente ho qualche filo particolarmente lungo. Ho preso uno dei fili lunghi, lo faccio passare in modo che vada all'esterno, eccolo qua, questo è lungo. Questo finisce, che era quello che legava, finisce all'interno del mio gruppo di fili, e aspettate che lo passiamo di qua, sennò ci crea un nodo che non va bene. E riparto con la stessa lavorazione. Ecco qua. Potrà succedere, mentre voi lavorate, che ci sia la necessità di avere un filo, perché magari non li avete tagliati abbastanza lunghi, oppure uno ha lavorato particolarmente, non riuscite più a sostituirli, e quindi magari c'è la necessità di inserire un filo. Ma questo ve lo farò vedere più avanti, nella realizzazione delle radici, se appunto in un punto giusto, perché potrebbe capitare questa cosa, quindi il fatto di mancarvi il filo mentre state lavorando. Allora,
qui io devo andare a dare più o meno questa forma al mio ramo. Devo pensare cosa faccio con gli altri rami nel frattempo. Cosa succede? Io non vado a metterlo qui questo, vorrei creare, qui questi due sono già incrociati, vorrei creare un incrocio tra questi due rami, quindi lascio momentaneamente questo in sospeso e vado ad allungare il mio lavoro, i miei due rami più sottili. In questo modo quindi procedo così. Uno di questi rami posso pensare poi di portarlo lungo il tronco come ho fatto qui, quindi più giù, e l'altro invece potrei accavallarlo diversamente. Adesso li allunghiamo e poi magari li incrociamo tra di loro passandoli sopra e sotto in modo da dare una maggiore dimensionalità alla forma del nostro albero. Allora, anche qui vado a sostituirmi il filo perché comincia ad essere corto, quindi prendo questo, ok, me lo porto nella parte esterna e continuo la mia annodatura. Allunghiamo anche un pochino questo in modo da poterli incrociare. Si fanno davvero tanti tanti nodi. Annodare è una meditazione e ogni nodo può essere abbinato un respiro e quindi poi la creazione di un bel pensiero. Quindi annodare non è soltanto fare dei nodi, ma diciamo che ha un concetto un po' più ampio. Ecco qua. Uno lo allunghiamo un po' di più proprio per attorcigliarli tra di loro. Man mano la lunghezza ve la dovrete regolare voi mentre lo state lavorando. Vediamo, noi possiamo fare questo. Abbiamo questo che deve venire così. Questi due potrebbero attorcigliarsi così. Quindi uno passare poi sotto e andare in questo modo e questo invece annodarsi su questo qua. Allora, quindi dobbiamo proseguire con l'annodatura di questo per arrivare fino a dove andiamo ad agganciare il nostro ramo più piccolo. Proseguiamo. Potete avvicinarvi i nodi man mano che li fate utilizzando un'unghia senza schiacciare troppo, mi raccomando. È importante che i nodi non siano, cioè devono essere stretti, ma non esageratamente stretti, perché sennò il vostro lavoro risulta poi rigido e poco plastico. Se ci basta così, sì, ok. Quindi qui il nostro ramo, no, lo mettiamo sopra, quindi lo appoggiamo qua, sempre sopra, in questo modo. Non mi piace tanto. Allora, facciamo così. No, meglio come prima. Ok, lo portiamo dietro però a questo punto, non davanti. Così. Annodiamo.
Allora, voi avete seguito uno schema, le prime volte è molto meglio seguire uno schema, le volte successive andrete abbastanza liberi, nel senso che vedrete come si trova, soprattutto con i rami, come vi trovate con il lavoro che state facendo e andrete a regolarvi la forma dei rami seguendo indicativamente un po' il progetto che avete fatto, ma potrà anche essere leggermente diverso, non dovrà essere per forza. Ok, allora questo qua, questo intanto lo facciamo passare dentro così e poi lo porteremo più lungo per arrivare poi. Così, vedete, è importante creare dei passaggi così, questo poi andremo a congiungerlo con Ramola. Ora, questo qui deve arrivare qui a congiungersi con questi, scusatemi, con questi due rami. Allora, allunghiamo ancora un pochino questo. Qua. Ci siamo quasi. Vedete, piano piano il nostro albero prende forma. Il nodo che andiamo a fare dall'inizio del lavoro adesso è sempre soltanto uno. È il nostro nodo cordoncino, però in realtà non fatto con due nodi per lato, ma con un nodo da un lato e un nodo dall'altro. Prendiamo un filo più lungo, perché adesso questo qui è cortino. Adesso ne scelgo uno, trovato. Lo sfiliamo da mezzo. Lo facciamo passare sotto. E proseguiamo con la nostra annodatura. Man mano che il ramo diventa più grande, è bene non stringerlo esageratamente, perché così riusciamo proprio a dargli di più la forma. Allora, siamo arrivati qui, allunghiamo ancora un pochino questo ramo qua, quindi andiamo a recuperare il nostro filo elegante e un po'. Dare maggiore lunghezza al ramo e quindi un po' più di respiro al nostro albero. Giusto per non averlo proprio in pari, perché se io lo lascio così è all'altezza di questo, invece voglio che sia un pochino più giù. Così. Vediamo un po'. Potrei anche pensare di legarlo sotto. Questo lo leghiamo sotto, quindi facciamo così, sempre il filo elegante. Vedete com'è importante la differenza tra sopra e sotto, cioè se metto il ramo sopra o il ramo sotto mi cambia decisamente la posizione. Ecco qua, prendiamo un filo più lungo per annodare.
proseguiamo con la nostra andatura e adesso portiamo giù l'ultimo un po', cominciamo a dare un po' di forma di discesa del tronco. Chiaramente, come detto prima, per le foglie il ramo prende la forma che voi gli date, quindi potete decidere di curvarlo a destra piuttosto che a sinistra, di farlo andare dritto, vedete? E adesso attacchiamo un ultimo rametto. Allora, per poterci attaccare con questo dobbiamo ancora allungarlo un pochettino, quindi facciamo ancora dei nodi, dopodiché proseguiremo con il nostro tronco fino a questo livello e poi ci rivediamo per le radici. Come fatto precedentemente per i rami, mi sono portata avanti con le radici dell'albero e ne ho già agganciato una prima parte. Questo perché è più facile per voi vedere come sarà fatto il movimento per allacciare le varie radici, così abbiamo un po' meno fili che ci impediscono la visuale. Prima però, come vi ho detto in precedenza, volevo farvi vedere come è possibile eventualmente inserire un nuovo filo nel caso in cui avessimo un filo troppo corto, perché abbiamo visto che sia facendo i rami che facendo le radici i fili si accorciano notevolmente. Cosa vado a fare quindi? Vado a prendere uno dei fili, il più corto che ho nel mio gruppo per la radice o per il ramo, e vado a tagliarlo raso in questo modo. Guardate che lo tagliamo un po' più corto, così, ecco qua. E vado a prendere un altro filo che chiaramente avrò tagliato particolarmente lungo e me lo vado a mettere semplicemente in questo modo, con una parte che resta fuori, e proseguo con l'annodatura che stavo facendo prima, quindi sempre con il processo dell'annodatura. Scusate, qua un filo è scappato. No, ok, ecco qua, così, e lo vado a bloccare. Farò ancora un altro nodo col filo che stavo annodando prima. Dopodiché, invece di lasciarlo all'interno, lo andrò ad alternare con quello che stava annodando e andrò a farlo diventare quello che praticamente il filo che praticamente mi crea la mia radice, così gli altri non si accorciano più e io vado a lavorare semplicemente con questo filo che è più lungo. Ora facciamo ancora qualche nodo, perché ho bisogno che la radice mi arrivi qui vicino al cerchio. Vedete che anche se ne abbiamo pochi, i fili tendono a mischiarsi e quindi a darci un po' fastidio mentre stiamo lavorando. Facciamo ancora due nodi e poi vi farò vedere come procedere con la legatura dei nostri fili sul cerchio. Ecco qua. Allora, siamo arrivati a un'altezza che ci piace, quindi questa. Vado a tagliare anche qui raso il filo che avevo inserito, così non si vedrà il mio innesto. E adesso, con l'aiuto sempre dello scotch, solo da un lato in questo caso perché ho bisogno di sollevare il mio cerchio, andrò ad affrancare ogni filo al cerchio di partenza. Passerò il mio filo sotto al cerchio in questo modo, poi sopra il cerchio, quindi vado a fare sempre il cordoncino come ho fatto precedentemente per fare tutto il lavoro di questo albero. Quindi uno e poi di nuovo sopra, dentro e tiro.
qui dovrò tirare proprio bene 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 in modo da affrancare il più possibile il mio la mia radice, insomma. E farò lo stesso lavoro con i fili uno alla volta, quindi così un primo nodo e un secondo nodo, di nuovo i fili sotto, abbiamo quello lungo lungo che abbiamo tagliato prima, adesso così. Dei nostri fili. Procederemo adesso con le ultime radici che ci restano e in modo da affrancarle tutte al nostro cerchio e ci vediamo per ultimare il nostro albero della vita. Terminata l'affrancatura delle nostre radici al cerchio, facciamo un ultimissimo passaggio. Andiamo a prendere il nostro primo filo a sinistra, diventerà portante, e andremo ad annodare tutti i nostri fili con un cordoncino a incorniciare il lavoro che abbiamo fatto. Questo ci permetterà semplicemente di portare tutti i fili in modo corretto verso il basso, quindi verso le radici che poi andremo a tagliare, che poi in realtà sono delle frange. La stessa cosa faremo con il nostro filo di destra, andando a creare un cordoncino, come fatto chiaramente a sinistra, annodando tutti i nostri fili. Vedete che qui si uniforma il nostro lavoro. Arriveremo con il filo chiaro fino alla metà, quindi qui, e con il filo grigio fino alla metà. Ci rivedremo per tagliare le frange. Terminato il nostro cordoncino, abbiamo un lavoro decisamente più pulito. Ora andremo a tagliare le nostre frange. Le dovremmo tagliare per dare la sfondatura tutte. Cioè ognuna lunga 15 centimetri. Cosa andrò a fare? Semplicemente con il mio centimetro andrò a tagliare ogni singolo filo. Cosa vuol dire? Che farò questo. È un lavoro un po' di pazienza, ma come tutto, 15 centimetri e taglierò qua. Faccio questo lavoro per tutte le mie frange che verranno in questo modo stondate. Dopodiché ultimerò il mio lavoro pettinandole semplicemente con questa spazzolina che si usa normalmente per i cani o per i gatti. Ci vediamo tra poco per vedere il lavoro ultimato. Dopo aver pettinato le nostre radici, i fili si saranno mischiati. E abbiamo finalmente terminato il nostro albero della vita. Se vi è piaciuto, vi aspetto al prossimo tutorial di macramè.